Buongiorno a tutti, ciao. Anche questa giornata ci troviamo di fronte ad un negozio della nostra comunità, del nostro paese, Violas Cake. Qui fanno tutte prelibatezze, dolci e quant'altro. Però volevo mostrarvi, insieme, diciamo, a questo, anche questo bel, così, questo bel disegno, Tutto andrà bene, che è stato realizzato da Viola, che è la figlia appunto di Stefania, che gestisce questo esercizio commerciale. Ecco, è un po' il ritornello che sta risuonando anche in questi giorni nei messaggi, in quello che vediamo anche in televisione, l'impegno da parte di tutti a, come dire, non tanto a esorcizzare questo male, ma piuttosto a risalire, a cercare di rinascere, a tenere vivo dentro di noi la speranza che tutto veramente andrà bene. E questa è una cosa bella perché non dobbiamo appunto cedere veramente a quello che è la disperazione o comunque a quei pensieri cupi che possono davvero oscurare talvolta queste nostre giornate. Allora bisogna tenere alto anche il morale e l'impegno a tendere proprio a questo traguardo. Vanno sempre ribadite le stesse cose, bisogna anche rispettare quelle che sono le ordinanze, pregare e essere uniti tra di noi e avere tanta fiducia, appunto, che col tempo, ecco, tutto passerà. Siamo davanti anche a un altro esercizio. Questo qui è l'estetista da Giusy, appunto, che siamo trovati anche stamattina. Per cui voglio lasciarvi, ecco, un piccolo messaggio che vuole raccogliere un po' i pensieri che ho detto appunto poc'anzi, con la speranza appunto di proseguire sempre con tanta buona volontà e impegno. E pazienza. E quando tutto questo passerà, sapremo apprezzare di più la vita. Ogni giorno sarà un dono, apprezzeremo ogni stretta di mano, ogni abbraccio, ogni carezza, ogni bacio. Guarderemo i nostri cari, lacrimeremo al soffrire la paura di perderli. Avremo uno sguardo di fede diverso, ci guarderemo con occhi più umani. Signore della vita, donaci presto questo dono, questo giorno. Dio ci benedica, benedica tutti voi. Ecco, e infine, prima di lasciarci appunto ancora un accorato appello, quello appunto di impegnarci a rimanere a casa, lo vedete anche in tutte le trasmissioni televisive, anche sui social, gira molto anche quest'altro karma, quest'altro ritornello, restate a casa. E va detto un po' a tutti i bambini, soprattutto che a volte fremono, vorrebbero uscire, ma anche i ragazzi, gli adolescenti, attenzione, non... Dobbiamo cambiare le nostre abitudini e anche se la piazza era un po' ed è stato un po' il punto di riferimento anche di tanti incontri serali, ecco, è bene adesso non frequentarla, perché davvero se vogliamo debellare questo flagello dobbiamo rispettare queste regole, altrimenti sarà sempre più dura e più difficile e rimanderemo, che so io, quel giorno tanto invocato e tanto atteso da tutti, il giorno della ripresa della normalità. Per cui, con tutto il cuore, veramente lo diciamo anche a nome di tante altre persone di Zorlesco, ecco, stiamo a casa e soprattutto non formiamo gruppetti di aggregazione perché potrebbero essere deleteri proprio al cammino di guarigione. Ciao a tutti e buona giornata!